Siamo con Toshiba TG01 e stiamo vedendo questa demo. Demo che sarà ovviamente preinstallata sul telefono come aiuto per l'utente finale. Qui come vedete è l'interfaccia proprietaria di Toshiba che può essere personalizzata secondo i gusti del cliente. Ogni barra ha una sua specifica funzionalità, in questo caso sono le applicazioni che si possono personalizzare per essere facilmente accessibili da menu. In questo caso vedevamo Core Player per visualizzare su YouTube. Poi c'è un'area di widget in cui c'è l'accesso rapido al calendario oppure agli SMS o MMS o posta elettronica, quindi l'area di messaggistica. Anche per quel che riguarda l'area invece più personale delle immagini, la possibilità dello scorrimento con il tocco di un dito e dell'ingrandimento. Per esaltare la potenza grafica di questo apparato è stato anche messo a bordo il trailer di un film in prossima uscita che è G.I. Joe, in cui si esaltano, oltre che la capacità del processore di visualizzare filmati anche ad alta definizione, le dimensioni dello schermo stesso di 4 pollici e 1 che permette il massimo godimento e intrattenimento nella visualizzazione di video personali, ma anche, perché no, di film acquistabili attraverso siti web. Come potete vedere, l'accesso è fatto attraverso una area a barre che cambiano a seconda di strumenti, impostazioni o il lettore. Nel caso degli strumenti ho accesso rapido ad esempio al calendario, in cui si personalizza il calendario tradizionale, o alla funzione cerca, oppure alla gestione del wireless, wifi, bluetooth o connettività GSM, HSDPA, HSOPA, quindi in download a 7,2 megabit per secondo o in uplink a 2 megabit per secondo a seconda della disponibilità dell'operatore di rete. Tasto di accesso rapido per il blocco della tastiera, per l'uscita in questo momento non c'era PIN. Posso personalizzare, come avete visto nella visualizzazione dell'aiuto, posso visualizzare ogni for, lettore, web. Per esempio nel web posso decidere di mettere ad accesso rapido alcuni collegamenti che ritroverò ad esempio nella visualizzazione principale alla voce web. Quindi in pratica c'è questo menu a barre in cui io posso personalizzare, nel mio caso, la mia posta aziendale, Gmail e SMS. Vedo un altro prodotto interessante, non cambia solo il colore ma cambia anche la sostanza, giusto? Sì, un nuovo sistema operativo Windows Mobile 6.5, in questo momento c'è la tastiera bloccata. Il PIN, sblocchiamo, la nuova interfaccia. Ovviamente stiamo parlando di un prototipo per quello che ha magari certamente, assolutamente problemi. Sì, assolutamente sì, è stato presentato peraltro qui proprio oggi. Come vedete cambia totalmente l'interfaccia per l'utilizzatore. Come potete vedere cambia anche totalmente l'accesso alle applicazioni, che anche in questo caso sono a scorrimento, ma non solo, anche l'accesso ad esempio alla posta elettronica avviene attraverso il movimento per lo scrolling delle email stesse. Cambia in generale anche l'approccio alle anteprime, quindi come vedete direttamente dall'interfaccia primaria posso accedere a un'anteprima delle immagini. Ovviamente vengono migliorate tutte le interfacce che riguardano la parte multimediale, c'è una parte di Getting Started, le chiamate perse o meno, con l'accesso al tastierino tradizionale. Poi come vedete, in realtà in questo momento non è possibile farlo, ma
sarà possibile, quando arriveranno SMS e email, di vedere direttamente dall'anteprima della home screen l'ingresso di un nuovo messaggio, di una nuova email o l'accesso di un nuovo calendario. Oltre questo, questo terminale in questo momento non è connesso, ma anche quando accederemo al web, il nuovo Internet Explorer, che permette ad esempio di accedere alle immagini, fare ingrandimenti e tutta l'esperienza, diciamo, più ricca che riguarda la navigazione web. Grazie. Prego.